Ok, vado subito con Daniele. Senti, tu sei in questo giro da quasi 13 anni, hai fatto, credo, 6 lungometraggi, insomma, è parecchio che lavori, sono quasi tutti horror, ci sono alcuni polizieschi, ma insomma, sono quasi tutti horror. Secondo te, adesso, negli ultimi 2-3 anni, sta cambiando qualcosa per l'horror in Italia? Perché l'impressione da spettatori è un po' quella. Ma assolutamente sì, lo prova il fatto che sono passato, come dicevi tu, a realizzare i miei primi lungometraggi che erano assolutamente low, low budget, se non no, no budget, autoprodotti, a comunque la realizzazione di due lungometraggi, The End prima e Il mostro della cripta dopo, con una reale produzione alle spalle, cosa che secondo me già 5, 6 o 8 anni fa era quasi impensabile per il cinema italiano. Quindi io credo che le cose stiano cambiando, sicuramente molto lentamente, ma piano piano le differenze si cominciano a notare. Secondo te invece cosa manca ancora? Qual è il passo successivo? Manca ancora un po', mi dispiace dirlo, la fiducia di una fetta di pubblico ancora troppo snob verso un cinema italiano diverso. Chiaro. Faccio una domanda sia a te che a Lillo, vedete voi come rispondere. Ho l'impressione, ma questo potrebbe essere semplicemente un complimento alla scrittura, che Lillo abbia avuto un ruolo nel suo ruolo, nel dare forma al suo ruolo, perché mi sembra somigli l'ironia che utilizza somigli un po' alla sua. Mi sbaglio io, invece, sei stato tu bravissimo a scriverglielo addosso, oppure così? A Lillo ho lasciato sicuramente molta, molta improvvisazione. Sapevamo tutti di poter contare molto su di lui, sulla sua ironia. Il personaggio, in realtà, il personaggio iniziale, per come era stato scritto, in realtà non da me, ma dai Manetti Bros e da Pondi e Logli nella sceneggiatura originale, è molto simile a come poi è nel film, a come poi l'ha interpretato Lillo, ma sicuramente molti tempi comici e molte battute sono state improvvisate da lui o sono venute fuori direttamente sul set. No, no, confermo quello che ha detto Daniele, cioè, mi ha lasciato veramente libero di, cioè, di, insomma, di navigare su questo personaggio, anche se come dice appunto Daniele, aveva già delle basi che erano giuste secondo me per il mio approccio umoristico però cercato di farlo con una certa misura, perché poi io, che sono un amante della commistione tra commedia e horror, tra i miei film preferiti in assoluto c'è cioè Lupo Mannaro americano a Londra, lo metto tra i miei film preferiti in assoluto proprio. Però secondo me c'è una misura che devi capire per rimanere comunque nel genere. Ho cercato di rispettare questa misura sicuramente, però poi mi sono sentito anche libero di improvvisare qualcosina e comunque, se non proprio improvvisata, ne abbiamo parlato magari un po' prima con Daniele e mi faceva piacere vedere Daniele entusiasta delle piccole proposte che ho fatto, perché significa che appunto che eravamo sulla stessa onda anche per quello che riguarda l'apporto umoristico, insomma, nel personaggio. Senti, tu chiaramente lo stai sminuendo un po', ma in realtà è un lavoro abbastanza complicato, inserirsi in una sceneggiatura di altri, essere tra l'altro poi tu sei, il personaggio è un po' un elemento spurio, perché quando arriva, diciamo, il film fa un po' un salto verso la commedia, eppure essere tutto coerente. Voglio capire, è un lavoro che fai sulla sceneggiatura, cioè magari ti appunti delle cose, oppure effettivamente è un lavoro di improvvisazione nel senso stretto perché avviene mentre girate? Ma guarda, io credo che sia un lavoro di pura passione per il genere. Io sono veramente un grande consumatore di film di questo tipo, ma proprio tanto. Per cui credo di aver metabolizzato delle mie appunto misure anche che appunto dal punto di vista della recitazione, del coinvolgimento. Cioè io ci credo quando ci ho creduto in questo personaggio, stavo lì e ci credevo nel film e non ho mai vissuto il film come una storia esclusivamente fantastica, proprio è il mio mondo. Io sono cresciuto con i fumetti, sono cresciuto con questo cinema, per cui per me è realtà questa, capito? Per quanto l'ho consumata da amante e da spettatore, capito? Quindi secondo me mi ha aiutato molto questa mia grande passione che ho sempre avuto per il genere, partendo dai fumetti fino al cinema. Grazie. Amanda,
Come descriveresti il tuo personaggio? Perché è quello che forse all'interno del film ha la trasformazione maggiore, inizia in una maniera e finisce in un'altra proprio. Sì. Ma allora, in realtà, proprio il fatto che lei inizi in una maniera e poi finisca in un'altra è, secondo me, specchio del fatto che lei effettivamente è molto apparenza, cioè, nel senso, all'inizio è appunto la ragazzina che vuole apparire, vuole girare un po' con i fighi della scuola, del circoletto dei più giusti, insomma. E il fatto che però poi piano piano andando avanti nel film lei si scopra più vicina a magari ai nerd, e comunque è secondo me appunto la vera Vanessa. Quindi lei che comunque tira giù la maschera e dice: ma cioè, io sono così. Molto di questo cambiamento, a parte ovviamente la recitazione, è raccontato anche con il trucco. Inizia che sembra Madonna e finisce che sembra Nikita. E io ho letto che tu avevi iniziato come truccatrice, o comunque volevi fare quello nella vita. Allora, io sì, dopo il liceo artistico diciamo che avevo un attimo le idee confuse, non sapevo cosa fare nella mia vita. Ho detto, vabbè, proviamo a fare la truccatrice. Ho iniziato, ho lavorato un paio d'anni più o meno, ho studiato ovviamente per farlo. E poi piano piano però da truccatrice ho iniziato a muovere qualche passetto dall'altra parte della camera e quindi basta. È Quindi rimasta comunque una buona passione, ma... rompi le scatole alle truccatrici sul set mettendo bocca e dicendo come devi truccarti. Allora, io ho un grande problema che io non riesco a dire, cioè se uno mi fa i capelli da pazza o il trucco da pazza e poi mi dice com'è, cosa ne pensi? Io non riesco a dire non mi piace. Io dico sì, va bene. E poi magari in camerino mi aggiusto da sola. Però non è stato questo il caso, assolutamente. Cioè alla fine era un trucco comunque complicato perché... Per questo mi chiedo se tu non metti bocca, proprio perché era un trucco complicato e ha a che vedere con la No, trasformazione del personaggio. allora, ovviamente ci sto lavorando su questa cosa, quindi magari se all'inizio durante le prove trucco, costumi, eccetera, c'era qualcosa che secondo me non andava bene, ma non perché non andasse bene per chissà quale motivo, perché magari appunto essendo che magari ho un occhio un pochino più tecnico, ti dico guarda, secondo me se fai questa linea qua mi rende più giustizia a me, rende anche più giustizia all'epoca, e quindi magari durante le prove trucco, cioè, ci siamo parlati comunque, c'è stato dialogo del tipo guarda, secondo me è così e cosa, quindi c'è stato comunque un Ultima domanda lavoro. per Daniele. Il prossimo film che stai preparando è un horror? È un horror commedia o è un altro tipo di horror? Allora, non sto preparando nessun film, ci E non sono... ce l'hai neanche in testa? No, ci sono delle idee, se ne parlerà direttamente tra settembre e ottobre, prima voglio concentrare sull'uscita del mostro, però se è quello che sto pensando non sarà un horror, sarà un'idea un po' folle, un po' grottesca, un po' noir, sarà anche questa una commistione di generi, ma sicuramente non è un horror. Va bene, grazie mille. Grazie a te. Grazie a te. Ciao.